Dici proietti, dici Roma. Centinaia di fan hanno preso d'assalto la libreria Feltrinelli di Via Appia a Roma, accogliendo il Matador, qui in veste di autore del libro De Camerino, novelle dietro le quinte, con un tifo da stadio. L'attore e comico italiano, prima della presentazione, ci ha spiegato. Voglio anticipare, subito premettere, che di bocca al cesco non c'è niente, nel senso del termine che usualmente si dà, del significato che si dà a questo termine, nel senso che è un gioco di parole. C'entra più il camerino che il camerone, insomma, onestamente. Si parla del camerino come luogo sì, fisico, ma anche luogo della mente, luogo un po' metaforico, nel senso che è un luogo dove si pensa, si canta, si fanno progetti. Arrivo! Tempo stringe e l'incontro moderato dall'amico Walter Veltroni deve iniziare a momenti, ma c'è ancora tempo per una battuta. Certe impressioni, stati d'animo che mi sono venuti in questo ultimo periodo, e raccontare poi in ogni capitolo un episodio di una specie di racconto che fa un po' da fil rouge in tutto il libro, che è il racconto di Giubileo con due B, che è un personaggio, un barbone, che vorrebbe raccontare, anzi mettere, si fa per dire, in scena, ma nella città, una sacra rappresentazione in occasione del Giubileo. Però io pensavo al Giubileo del 2000 quando l'ho pensato, no, sul serio. E quindi oggi, per puro caso, quando io ho deciso di fare questo libro, ancora il Papa Francesco non aveva stabilito di fare il Giubileo. C'è una coincidenza incredibile. All'interno di questi capitoli poi ci sono notazioni, satire, sonetti satirici, versi sciolti, c'è un po' di tutto, insomma, uno zibaldone, per fare un'altra citazione colta.